calcio c'entrano ben poco, eppure se ne deve parlare. Ci sono cose che mettono i brividi e che hanno come protagonista una bimba di 2 anni, stroncata all'improvviso da un'infezione fatale, troppo forte per il suo corpicino. Ci sono storie che si vorrebbe fare a meno di raccontare, storie che vedono uno dei tanti atleti che ogni domenica ammiriamo sui campi d'Italia, costretto a lasciare il ritiro con la squadra per stare vicino alla moglie, Dina, e per dare l'ultimo saluto alla piccola Amber, sua figlia, la secondogenita, andata improvvisamente via nel giro di 24 ore, senza che nessuno attorno a lei potesse anche solo avere il tempo di capire che di lì a poco quel grazioso gioiellino avrebbe smesso di brillare. Tutti attorno a Budan adesso, tutti assieme a lui e alla sua famiglia, a partire dal Palermo del presidente Zamparini, che è uno di quelli che più stima e apprezza il ragazzone croato, passando poi per i tifosi rosanero e arrivando al grande affetto dell'Italia intera, che in queste ore drammatiche per lui e Dina si è unita al grido di forza Igor, affinché lui, un lottatore in campo con il suo 1,85 abbondante, lotti e vinca anche stavolta una delle battaglie psicologiche più dure e difficili che la vita avrebbe mai potuto proporgli.